Ed eccoci qua, ben ritrovati insieme con la terza ed ultima parte della nostra rassegna stampa prima mattina. Alle mie spalle vedete già le immagini, è collegato con noi da Pianello di Ostra, Ciro Montanari, in occasione dei 3 mesi dalla terribile alluvione del 15 settembre. A Pianello di Ostra, ricordiamolo, ci furono 4 vittime all'interno, a seguito dell'alluvione: Fernando Olivi, Giuseppe Andrea Tisba e Diego Tiappetti. Oggi Ciro Montanari è tornato proprio nella frazione di Ostra. Ciro, ben trovato, sei in compagnia, se non erro, di una signora. Sì, buongiorno Gloria, sono in compagnia di Patrizia Signorello. Patrizia Signorello è una signora alluvionata che abita in via Ex Arciviese, la via della morte, dove sono morte qui proprio a 20 metri di distanza 3 persone nelle garage che tutti voi ricorderete. Patrizia è una donna simbolo di questa alluvione, perché lei si è salvata miracolosamente aggrappandosi, ora ve lo faccio vedere, alle tubature che si trovano sul soffitto della sua abitazione. Pensate che lei era qui con il suo cagnolino cieco, sordo, e nonostante questo si è aggrappata e miracolosamente si è salvata. Ma al di là di questo, intanto sono trascorsi 3 mesi, tra pochi giorni sarà Natale, e Patrizia si lamenta tantissimo perché continua a chiedere sostegno, continua a chiedere contributi, continua a chiedere quei soldi che gli erano stati promessi, ma al di là di qualcosa che è arrivato dalla Caritas, Patrizia lamenta che ancora non ha ricevuto nulla e con la sua pensione non riesce a portare avanti i lavori della sua abitazione. È così, Patrizia? Sì, io non riesco a portare avanti, cioè non ho le forze sia materiali che fisiche di portare avanti la ricostruzione della mia casa. Mi sta la aiutando. Burocrazia ti sta uccidendo, insomma. Sì, la burocrazia è proprio, non lo so come dire, cioè non esiste un aiuto per noi. Tu praticamente stai in qualche maniera risistemando la tua casa, perché qui tu vuoi tornarci, ecco, vediamo anche delle immagini realizzate con il drone. Sì, voglio tornarci, certo, mi sono pulita tutti i muri, ho messo le tende per evitare che qualcuno, magari qualche curioso, si metta lì a guardare quello che sto facendo e quello che non voglio, perché qui comunque di solidarietà ben poca, cioè nel senso quattro persone mi hanno aiutato e mi stanno aiutando con qualsiasi mezzo praticamente. Ma che risposte ti arrivano dall'amministrazione, dalla regione? Nessuna, praticamente non ho avuto nessun contatto né dal sindaco né dai consiglieri né da, non sono venuti manco a fare una ricostruzione, una ricognizione per vedere i danni che sono stati fatti, perché qua la casa praticamente è stata svuotata e non è stato salvato nulla. C'era qualcosa da salvare, perché c'erano delle cose che potevano essere salvate, e invece è stata svuotata. Mia figlia, quando è arrivata, si è messa a piangere, dice: mamma, non c'è più nulla, non c'è più nulla. Proviamo a fare anche un giro lentamente nella tua abitazione per far vedere insomma come stanno le cose. Questo è il portone d'ingresso, dove ovviamente è possibile anche entrare in maniera molto semplice. Questa è un'altra delle stanze, e ora usciamo, Patrizia, usciamo, sì, perché adesso vogliamo far vedere ai nostri telespettatori qual è la situazione sulla strada via Ex Arciviese di Pianello di Ostra, dove in queste ultime giornate, guardate, qui in queste ultime 2 giornate è piovuto, ma è piovuto leggermente, e questo è quello che accade quando piove nella via dove sono morte 3 persone, nella via dove sono arrivate le televisioni da tutta Europa per documentare quello che stava accadendo. Patrizia, e mi spieghi insomma che sta succedendo quando piove qui, la situazione torna come una volta? A parte che ci sono delle voragini e non ho, cioè uno deve stare attento anche a parcheggiare. Guarda, ne facciamo vedere una, Gloria, sì. Ti faccio vedere una voragine, sì, grazie, che è proprio qui di fronte a noi, una voragine sulla strada. Qui ne abbiamo un'altra, questa è la via Ex Arciviese, la via dove ripeto, insomma, sono arrivati i mezzi di informazione da tutta Europa per documentare le morti, sì, di Pianello. Eppure qui, quando piove, questo è quello che accade, Patrizia. Sì, e questo è quello che accade, e praticamente anche davanti a casa io ho dovuto mettere delle assi di legno per poter camminare, cioè per poter entrare a casa, perché poi, insomma, di casa... Cioè, dopo 3 mesi, ora io ve le faccio vedere, dopo 3 mesi Patrizia Signorello, che abita in via Ex Arciviese 108, ha dovuto sistemare delle aste di legno davanti al suo portone, perché altrimenti è impraticabile poter
entrare in casa, perché qui praticamente si allaga tutto, no Patrizia? Questa è la situazione. Da questa parte, questa è una parte che abbiamo in comune, cioè nel senso è incomodato, nel senso che loro possono passare con noi i vari mezzi per ristrutturare casa. Ecco, noi adesso ci giriamo, facciamo vedere alle nostre spalle il pantano, sì, che si... È diventato un pantano. Situazione terribile, Ciro, mi sembra di capire che insomma ovviamente ci auguriamo che non succeda, però se dovesse accadere un nuovo fenomeno precipitoso come quello dello scorso settembre, di fatto non è ancora cambiato nulla e la pericolosità rimane. Guarda, io sono qui apposta, dopo 90 giorni purtroppo gli argini sono praticamente in molti luoghi inesistenti, tra l'altro qui vicino c'è un'altra via che forse è anche peggio di questa, se possibile, via del fiume, dove davvero le persone che abitano lì, è così, Patrizia, vero? Via del fiume? Sì, via del fiume, poi ci sono altre parti che non sono state manco toccate, nel senso che c'è fango, ci sono detriti, ci sono situazioni che bisogna risolvere, perché a parte le nostre case, comunque noi vogliamo ritornare a vivere, insomma, Pianello non era brutta come la si descrive. Adesso vabbè, mi viene da piangere perché basta. Viene da piangere. Immaginiamo allora, la commozione. È un paese fantastico. Io ti volevo anche documentare questo, cioè questa mattina io sono arrivato presto nella stazione, sì, di Pianello, e è vero che la gente va a lavorare, ma praticamente non c'è nessuno. È un paese diventato fantasma e la cosa ovviamente fa rattristare. Preoccupa. E ti volevo dire una cosa, la possibilità prima di chiudere, Gloria. Sì, certo. Volevo dirti che in queste ultime 3 giornate sono ripresi non le ricerche ma dei sopralluoghi per Brunella Chiù. Sì. Sopralluoghi significa che arrivano 2 carabinieri, 2 vigili del fuoco per effettuare delle brevi ricerche, dei sopralluoghi nei luoghi dell'alluvione. Lo hanno fatto ieri, l'altro ieri, e lo faranno oggi, poi si fermeranno perché poi insomma sono anche impegnati in questo lavoro. Oltre a quello che sta accadendo per le ricerche, naturalmente il prefetto dovrà successivamente decidere se potranno proseguire le ricerche o meno nella zona ovviamente di Pianello di Ostra, di Ponte del Borello di Corinaldo, di Tre Castelli, di Brunella Chiù. E un'ultimissima cosa prima di chiudere, proprio questa mattina ho avuto modo di riparlare dopo un po' di tempo con Tiziano Lucconi, il papà, sì, di Mattia, al quale come sta vivendo questo momento, e lui ci ha raccontato naturalmente la sua grandissima sofferenza e che soprattutto però ha voluto fare una cosa bella per il Natale, realizzare un albero con le palline che faceva insieme a Mattia e con le quali si divertiva a giocare. Ecco, ti volevo la testimonianza prima di chiudere il collegamento perché mi sembrava davvero importante. Ciro, io saluto te, ringrazio anche la signora Patrizia per averci raccontato che di fatto non è cambiato praticamente nulla rispetto a 3 mesi fa, e l'augurio che noi vogliamo rivolgerle è quella di trascorrere comunque un Natale il più sereno possibile, perché in queste condizioni ovviamente diventa davvero difficile e complicato, e rivolgiamo anche un appello alle istituzioni affinché Pianello non scompaia, perché da come mi dici il rischio è questo, insomma, che la frazione diventi una frazione fantasma, ma proprio perché dopo l'alluvione non si riesce a ripartire in tempi rapidi. E quindi un in bocca al lupo e anche un augurio alla signora Patrizia, un ringraziamento a te Ciro, ci troveremo con te anche per l'edizione delle 13 del nostro telegiornale. Grazie Gloria. Cosa vorrei sottolineare, grazie alla Polsposta che mi ha dato una grossa mano. Sì, ha dato una grossa mano, perché così posso praticamente ho già prenotato le prese e poi portone, insomma, da sistemare. Beh, le cose più impellenti. Si grazie, va, grazie, si prova ad andare grazie avanti. Testimonianza a te Gloria. Grazie Ciro, grazie alla signora Patrizia. E